una città dalle 100 facce, come del resto ogni grande metropoli. Quel fatto di sangue con le sue particolarissime motivazioni avvenne nella Roma altoborghese. Ma c'è un'altra Roma, quella delle borgate e degli emarginati. Non si capisce la città senza vederne anche questo aspetto, le immense periferie che la circondano. Altri personaggi, assai diverse motivazioni, le ha raccontate un poeta. Nel quartiere Testaccio, la piramide Cestia, un monumento del 12 a.C., uno tra i più antichi di Roma, si affaccia su quello che Oscar Wilde definiva il luogo più sacro della terra. È il cimitero acattolico di Roma, conosciuto anche come cimitero protestante. È un luogo di silenzio, di riflessione, di pace, dove sono passati Shelley, Munch e Goethe. Secondo le leggi ecclesiastiche dello Stato Pontificio, chi non abbracciava la fede della Chiesa non poteva essere sepolto in terra consacrata. Così, dal Settecento, ai non cattolici fu concesso di ricevere sepoltura in questo lembo di terra che faceva parte dell'agro romano, dove per due secoli né mura né altre recinzioni separavano le tombe dalla campagna circostante. Sulla tomba del poeta John Keats, morto a Roma nel febbraio del 1821, non è scritto il nome, ma solo una frase scelta da lui. Qui giace colui il cui nome fu scritto sull'acqua. Accanto a lui riposa il suo amico pittore Joseph Severn, che su una lastra marmorea poco distante, in risposta al suo epitaffio, scrive: «Keats, se il tuo caro nome fu scritto sull'acqua, ogni goccia è caduta dal volto di chi ti piange». Passeggiando tra le tombe si trovano storie drammatiche e romantiche, misteriose e violente, come quella di Rosa Bathurst, morta annegata nel Tevere a 16 anni nel 1824. Ma il monumento funebre più struggente è certamente l'Angelo del Dolore, realizzato nel 1894 dallo statunitense William Story per ricordare l'amata moglie Emmeline e il figlio Joseph, scomparso a soli 6 anni di età. Oltre agli stranieri non cattolici morti a Roma, nel cimitero sono sepolti alcuni illustri italiani. Tra loro Antonio Gramsci, filosofo tra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Sulla sua tomba si intratteneva e spesso portava un fiore rigorosamente rosso, un giovane intellettuale italiano. Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani e presso l'urna sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Quando uscì la raccolta poetica di Pierpaolo Pasolini, intitolata appunto Le ceneri di Gramsci, la sorpresa fu grande. Io stesso, giovane studente, rimasi colpito nel leggere quei versi quasi pascoliani di un poeta che si rivelava comunista, cattolico e omosessuale. Era il 1957. Non era facile capire certe complesse contraddizioni. Lui, che era un comunista eretico, si sentiva attratto dalla sorte di Gramsci, spesso in dissidio con i suoi compagni. Pasolini era arrivato a Roma nel 1950 insieme a sua madre, borghese ma attratto dalle classi umili, ben vestito, con una dignità appunto borghese, ma frequentatore delle borgate più degradate. Comincerà a frequentare le zone derelitte di Roma, i suoi giovani sottoproletari disposti a darsi non solo per denaro, alle volte per abbandono o per voglia di novità o per la seduzione esercitata da un personaggio che cominciava a diventare celebre. Pasolini arriva a Roma con la madre nel gennaio 1950, l'anno del giubileo di Pio XII.
trova una città al tempo stesso devota e pagana, strafottente, bacchettona e sensuale. Una città che, appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, è in continua espansione verso le sue periferie. Già nella prima metà degli anni 30, nel periodo fascista, la ricostruzione del centro storico aveva imposto ai suoi abitanti il trasferimento nelle borgate ufficiali San Basilio, Gordiani, Tormarancia, Pietralata. Nel dopoguerra si erano aggiunte le borgate abusive, fatte di baraccamenti precari, dove gli sfollati della guerra si mescolavano agli emigranti arrivati dal sud Italia in cerca di un futuro migliore. Appena arrivato a Roma, Pasolini prende casa nel ghetto ebraico, dove lo zio gli dà in affitto una stanza. Dopo i furtivi amori friulani, qui scopre la sessualità libera e spontanea dei ragazzi romani sulle rive del Tevere, che resterà per sempre uno dei suoi punti di riferimento simbolici. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Presto si trasferisce nella periferia povera, in una casa senza tetto e senza intonaco, accanto al carcere di Rebibbia, in via Giovanni Tagliere. Un poco scontata. Ogni mattina, con i mezzi pubblici, ci mette 3 ore a raggiungere Ciampino, dove lavora come insegnante in una scuola privata. Eppure per Pasolini Roma è divina. Storia comune per gente speciale. La scopre in tutti gli angoli, la vive in ogni momento del giorno e della notte. Soprattutto incontra i ragazzi delle borgate e la loro vitalità spesso violenta. In quei giovani riconosce l'umanità al suo stato puro, grezzo. Per lui è come un bene sacro, uno struggente e potentissimo Eden in via di smarrimento. Le persone che amo di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice. Nel 1955 Pasolini pubblica il romanzo Ragazzi di vita. Il libro diventa subito un caso letterario e viene processato per oscenità, perché parla di prostituzione maschile. Protagonisti sono il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta e altri adolescenti che vivono alla giornata. Attraverso di loro Pasolini fa entrare in letteratura il gergo dei ladruncoli e delle prostitute romane. Questo scandaloso romanzo viene difeso dai suoi amici romani, gli intellettuali e gli artisti che ha conosciuto nei salotti e nei caffè di Piazza del Popolo: Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Laura Betti e Alberto Moravia. In questo stesso periodo Pasolini comincia a collaborare alle sceneggiature per Federico Fellini e Mario Soldati, finché nel 1961 debutta come regista con Accattone, un film che esce tra 100 polemiche per la durezza delle immagini e soprattutto per quelle vite senza morale e senza futuro, come nemmeno il neorealismo aveva osato raccontare. Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma faccia a noi! Se volete l'oro, può venire a pesca! Ma abbiamo dato il torcicollo, devo buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. Accattone è un perdente che vive di espedienti e fa prostituire la compagna. La sua è una storia senza redenzione, girata tra il Pigneto e Tor Pignattara con attori non professionisti. Quando esce nel 1961, il film è accompagnato da tentativi di boicottaggio e mille polemiche.
Il ministro dello spettacolo in persona impone il divieto ai minori di anni 18 e solo con questa grave limitazione permette la proiezione in sala. Durante la prima, un folto gruppo di giovani neofascisti, tra fischi e schiamazzi, fa interrompere il film, che rimarrà comunque nella storia del cinema italiano. Ho scoperto che il cinema è qualcosa di ancora più interessante se visto dal punto di vista filosofico che da quello linguistico. In realtà il cinema non è altro che la realtà. Diciamo così, il cinema è la lingua scritta della realtà. Dopo aver diretto il film Mamma Roma, interpretato da Anna Magnani, nel 1963 realizza una nuova pellicola di ambientazione romana, La Ricotta, a cui partecipano Orson Welles e Laura Betti. Questo film costa a Pasolini la condanna a 4 mesi di reclusione con la condizionale per vilipendio alla religione di Stato e il sequestro dell'opera. Solo 2 anni dopo, con l'appello, arriva finalmente la soluzione. La Ricotta è la storia di Stracci, una comparsa di un film sulla passione di Cristo che muore sulla croce per un'indigestione. È morto. Povero Stracci. Crepare. Non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo. Da questo momento Pasolini è oggetto di un sistematico processo alla persona. Sono 33 in tutto le sentenze dei tribunali che vogliono mettere a tacere la sua voce scomoda. È la voce di un uomo che punta i piedi contro le fedi più ardenti del suo tempo, a cui non vuole sacrificare ciò che vede. Omologazione, pubblicità, dittatura dei consumi e del consenso. Una denuncia portata avanti fino alla sua tragica morte. È impossibile dire che razza di urlo sia il mio. È vero che è terribile. Tanto da sfigurarmi i lineamenti, rendendoli simili alle fauci di una bestia. Ma è anche in qualche modo gioioso, tanto da ridurmi come un bambino. È un urlo fatto per invocare l'attenzione di qualcuno, o il suo aiuto, ma anche forse per bestemmiarlo. Ad ogni modo questo è certo, che qualunque cosa questo mio urlo voglia significare, esso è destinato a durare oltre ogni possibile fine. Penso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta.